Ragazzi, buon pomeriggio. In effetti, una presentazione senza essere accecati dalla calda luce del sole, per quanto utile e importante, sa da fare. Oggi abbiamo, di nuovo, dopo un po' di tempo, una vera e propria giornata di maratona. Oggi si avanzerà tantissimo nell'esperienza di Sabaku the All-Loring. E è un piacere perché ci permetterà, a modo mio, perché io lo interpreto anche in questo modo abbastanza distruttivo, di finire prima affinché io possa dedicarmi agli altri contenuti. Io non riesco a viverla senza pensare a schedule, ritardi e, diciamo, sensi di colpa costanti sul non poter dare a tutti quello che vogliono sempre. Io stesso non vedo l'ora di tornare a creare qualcosa di principale, primario e fondamentalmente speciale per Elden Ring, ma non vi dico niente. Stavolta ve l'ho detto, la chicca, la sorpresa, il segreto che nascondo in questo progetto è lavorarci dietro le quinte e parlarne quando sarà pronto. Tempo al tempo. Tuttavia, ho una cosa per voi. Ho una cosa per voi. Una cosa piuttosto emozionante per me. È un work in progress. E siamo ancora a Liurnia, per quanto sta per essere conclusa al 100%, quindi avremo tempo di goderne appieno. Ma vi avevo promesso una opening. Oggi vivremo anche l'indie world di Nintendo. Avremo sia la maratona che Kingdom Hearts che Nintendo che maratona notturna. Quindi avremo un sacco di robe. Un sacco. Ma volevo suggerire. Scusate. Volevo, mi sono mutato mentre parlavo, avrete sentito un volevo introdurvi ad oggi con, magari poi lo faremo vedere anche ai prossimi che arriveranno magari in un orario più, diciamo, accessibile. Ma intanto, periodi di maratona sono decisamente una finestra sul mio streamer, è vero? Io vado fare una cosina tecnica nel mentre vi presento un work in progress, eh? È solo un work in progress. Però intanto vi farà capire la direzione in cui stiamo andando e dove il vostro supporto viene anche investito. Si percepisce un po' il potenziale del percorso che stiamo creando? Insomma, questo è quello che vorrei trasmettervi essere uno dei risultati di ciò che facciamo e ciò che siete. Al di là di quello che poi io cerco di mettere nel contenuto, ovviamente. Quindi, grazie a tutti, grazie dell'hype train. Ora facciamo partire Elden Ring. E cominciamo. Il direct è alle 16. Io comincerò a parlarne intorno alle 15:40. Così saremo belli pronti a seguire il tutto e a fare un bel lavoro. Ho già il link pronto, le grafiche pronte, ci siamo.
Allora. Eccoci qua. Facciamo così. Ho in mente una cosa per tutti, perché secondo me altrimenti è un peccato. Molti di voi magari state... Oh! Molti di voi state aspettando giustamente l'Indie World. Ci penso io. Ecco qua. Perfetto. Questa prima parte di maratona magari la sporcheremo un pochino, ma è praticamente per mezz'ora, quindi non mi sento in colpa. L'evento è alle 16, esattamente. Dunque. Fellow Tarnished, welcome back. Ci eravamo fermati qui. In quello che è finalmente molto piacevole da vedere come Elden Ring su PC. Fino ad ora non ho vissuto stutter, non ho vissuto nessun vero problema fastidioso, perlomeno con il mio setup, che è abbastanza overkill, eh? Però qui abbiamo forse le rune della nostra ultima invasione. Le andremo a recuperare con calma. Ricordiamoci che qui abbiamo, oltre al villaggio degli Albinauri, anche un marinaio. E il caricamento della mappa rimane terribile. Terribile. La mia GPU è una 3080 Ti. Quindi. Beh. Se qualcuno ha problemi con l'audio, non dovrei essere io stavolta, eh? Oh, mamma mia. Ci pensate? Ci pensate che oggi abbiamo tantissime ore? Oggi non ci si ferma, eh? Avremo l'evento, poi Kingdom Hearts, ovviamente. Oh, l'audio di gioco! È colpa mia! Io lo sento, scusate. Era per evitarvi un doppio audio nell'opening. Ma... 3, 2, 1. Santi siete. A tal proposito, che bello quando non c'è un problema. Che bello quando non c'è un problema tecnico e posso risolvere così. È innaturale per me. Un po' di sanguinamento, amici? Sì, oggi la finiamo, Reia Lucaria, sicuro. Sicuro la finiamo, Reia Lucaria. Ma perché sono così storditelli? Ah, non era partita la battaglia. Ha molto poco range rispetto a quello che mi aspettavo. Vi abbasso un po' il volume di gioco appena finisce la battaglia. Dobbiamo riprenderci un momento. Sconfitto lui, abbassiamo l'audio. Sono forti gli spettri, eh? Devo stare attento, no? Non posso aumentare il counter delle morti solo perché sto pensando all'audio di gioco. Arrivo, ragazzi! Eccomi!
Ho dovuto fare l'unica rollata seria del fight, scusatemi. Abbassiamo l'audio. Attento, the all-loading, attento, the all-loading, che stai facendo? Attento, 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 attento. Ok. Eccoci qua. Ora posso, nella notte e nella calma della battaglia cessata, eccoci qua, stare un po' insieme. Tra l'altro, sbaglio... Vabbè, poi dobbiamo controllare nella mappa. Ma ci siamo persi Edgar. Allora. Eccoci qua. Bentornati. Erdtrodun. Mi stufa. Xen. Poison Affair. Grazie. È vero. Welcome back. Phoenix. Francesco. Cornflakes. Zanomate. Parsival. Damons Re. Zafkieru. Piotrap. Guinelush. Lorenzo 22 R. Odino Dino. Babilonia. Luke the Boss. Davideth. Welcome back, bentornati. Grazie del supporto, è prezioso, davvero. In queste maratone mi sento sempre profondamente in colpa del fatto che comunque è impossibile seguire tutto. Comunque, allora, diamo un'occhiata a questo ambiente. Qui abbiamo la torre, le rune, Ietta. Il portale ci eravamo stati. Andiamo, cominciamo a giocarcela. Ci facciamo questa introduzione pre-evento Nintendo, così siamo pronti ad affrontare poi la vera e propria maratona, che verrà poi di nuovo spezzata dalla schedule. Bisogna fare le cose per bene. Avremo Kingdom Hearts Melody of Memory. E poi... l'incantatore sulla torre. Guarda. Facciamo attenzione. Che domanda ho ricevuto? Le doggo. Sono a vostra disposizione, siamo insieme. Highway Lookout Tower. Certo, superato l'Indy, immediatamente continua la maratona. Certo. La live non si interrompe minimamente. Ci sono particolari parole sull'incantamento. Sicuramente andremo a leggere le descrizioni del crafting una volta finita Liurnia. Ma vedremo. E certo, le statistiche di Sabaku, l'albinauro di terza generazione, sono queste per ora. Livello 68.
Questa luna, che sembra quasi avere lo stesso ruolo dell'albero. Ehi, ma guarda un po'. Chi c'è? Mi ero dimenticato di te. Ti è andata un po' male, il saltino furbetto. Non è vero. Addio. Peccato che non ci siamo potuti prendere il nostro premio con il cavallo. Ice Spear. Ok. Questa esplode, no? Chissà perché poverina lei deve saltare in aria rispetto alle altre. Mi lascia perplesso. Ce ne sono pochissime che esplodono in questo modo. Mi sembra col una cosa bruttissima. Manward, grazie dei Gil. E ne riparleremo di Altus, altro che Kunihiro, welcome back. Ayaki, bentornato. Ok. Ah, guarda un po' chi c'è. Il nostro amico Game Balancement. E mi stavo mettendo a posto gli occhiali. Perché ha più HP di Radagon? Perché? Perché ha più HP di Radagon? Cioè, la missione dei Cida doveva essere costruita per queste creature, non per gli dei. Non è completamente sbilanciato. Mamma mia, la gara, ragazzi, la notte di Liurnia. Allora. Non mi dispiace giocarla di notte. È come un aspettare l'evento Nintendo prima dell'alba. Se non sbaglio, però, se non sbaglio, se non dico una sciocchezza, l'Accademia vista da qua è bellissima, è vero. Se non dico una sciocchezza, nella sponda verso ovest dovrebbe esserci, nei pressi dell'albero madre,
La capanna di Edgar non dovrebbe essere da queste parti. Vero? Infatti, ok. E dov'era il cadavere della progenie? Perfetto. E non ci siamo passati, perché non c'è invaso? Abbiamo già esplorato quest'area. Giacomo, welcome back, grazie di cuore. Pog. Edgar è il padre di Irina, sì. Cercherò di trovare il tuo messaggio, Italian Speedrun Community, veramente, perché Instagram spesso e volentieri mi divora i messaggi di chi mi scrive, ed è un gran peccato. Il racconto. Eccoci qua. Ce l'eravamo persa. Chissà perché ci attacca però. Perché ha perso la testa, perché è folle. Perché è folle. È impazzito. È l'unica. Mamma mia, che drop macabri, eh? Ah, i ravioli sono molto utili. In certe sfide sono preziosissimi. E quindi qua abbiamo dato. Ok. Possiamo andare a parlare con Yetta e farle scoprire che in realtà sta divorando degli occhi umani. Ma non prima di utilizzare le nostre rune per il bene della build. In realtà possiamo fare una gran figata adesso. Possiamo chiudere il nostro percorso. Guardate che gioiello di level up che abbiamo fatto. Questo è un buon inizio di serata. Olè. 50 vigor. Ottimo. Anche se il top sarebbe 55 o 60, eh? Sarebbe bello andare a fare PvP così. Comunque non vedo l'ora di invadere. Tantissimi giocatori ancora non conoscono il reale valore del Vigor in Elden Ring, quindi è troppo divertente. Hello? Is someone there? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shabiri grapes really are. Delectably tender and sweet, yet searing. What a sight they must be to behold. No. That's not possible. Not all of those people. Their own. So those noises I heard were. Sorry. I'm all right now. Don't mind me. I apologize. You only did as I asked. I'll be fine.
Think no more of it. I apologize. I'll be fine. I apologize. I'll be fine. Ok. Ora saliamo. Lupini. Che bella la notte a Reia Lucaria, porca miseria. Macerie. Bella che ha la mappa. Bosco con radice mortale, se non erro. Dai che stiamo imparando. D'accordo. Allora vado a prenderlo. Starlight Shards. Di loro vorrei veramente leggere qualcosa, perché non ne abbiamo raccolti praticamente mai. A prized item that was once used in the Eternal City as an ingredient in intoxicating drugs. Intoxicating, siamo sicuri che siano... Perché in italiano vengono tradotti con velenosi. Non lo so, eh. Potrebbe intendere anche stupefacente. Ah, ok, quindi intoxicating è soltanto dannoso. Perfetto. Perfetto. E dov'è il nostro temibile marinaio? Vero, Blessed, perché io mi fido, ma ho questa sensazione, cioè, intoxicating, che io sappia... È vicino alla torre, ok. Grazie. Però... Parlate della torre della precettrice. Quindi è dopo il bosco. È inebriante, vero? Esatto. Quindi, secondo me, potremmo discuterlo in maniera diversa. Ah, beh, infatti c'era la statua di Marika e le evocazioni. Eccolo qua, infatti, il nostro vecchio amico. Non posso neanche evocare più gli amici. Vabbè. Qui gli incantesimi dell'Ordine Aureo avrebbero causato un bel macello.
Peccato che non possiamo osservare bene il suo design. Il suo set non esiste, no? Guardate le gemme che ha addosso. Siamo poco efficaci perché il sanguinamento, tra l'altro, lo abbiamo per certe creature, ma non sarà il nostro obiettivo finale. E lo scaling non esiste adesso. Infatti non serve a niente. È bello lo scheletro con la barba. E smettila, sto guardando, cercando di guardarti. È molto ptumeriano, vero? Perché mi ha castato contro di lui? Questa non è ancora una vera e propria build. Però è un personaggio il quale lavora di survivability, parry e dual. E avremmo fatto una zero death se non fossi stato un imbecille nella prima parte delle puntate. Ah, potevo evocare D qui. Non lo sapevo. Buono sapersi. Informazione extra che mi fa piacere. Mi piacerebbe usare anche le lame gemelle. Mi intriga l'idea di provare a utilizzare diverse armi veloci con una build arcana. Ehi là. Salve. Ma quando mai? Era un parry perfetto. Mi stai dicendo che il parry non funziona se non hai mana? Cioè ti prende i frame dello scudo medio? Ma dai. Fai una parata normale se non hai mana. Ah, che fico. Peccato che ho due strategie io. Illuso. Eccoci qua. Siete pronti a iniziare l'effigie live micro? Eccoci qui. Noi abbiamo preso tutti i quadri fino ad ora, vero? Sì, perfetto.
È un whip. E io mi sono illuminato. Io mi sono illuminato. Qui bisogna ributtare un po' giù la qualità temporaneamente. Ma spero che vi sia piaciuta. Spero che vi sia piaciuta. Perché questa è un work in progress di quello che sarà la definitiva. Ed è soltanto uno dei passi in avanti che si fanno all'interno di questo percorso. Porca miseria che voglia, ragazzi. Grazie di cuore. E ora? Vediamo un po'. Ci mettiamo qui. Metto la musica. Si continua? Vogliamo andare? Oh sì, no, Free Camera Mode è solo l'inizio. Allora, che ne pensate? Si va? Cosa ne penso di Metal Gear Rising? Oh, Lolliconvi! Facciamo i giusti ringraziamenti. Benvenuto, grazie della Tier 1. Sono contento che ti sia piaciuto quello che hai visto. I Seraph, Andrea, Zerking, welcome anche a voi. Roshan, Ranzi, Il Vaito, Jay Hacker, Joe Galadon, Tony Guest, Shan, The Doc Ita, Cloudstrife, grazie di cuore a tutti. Allora, il Death Counter non va neanche visto perché mi spezza il cuore. La mia capacità di essere stato ucciso soltanto per le mie idiozie all'inizio della run sta rendendo insofferente la Deathless. Che tra l'altro questa non è una run in cui non bisogna morire, no, bisogna morire il meno possibile. Ed essendo una run 100%, si farà molto, molto di più di quanto non si sarebbe fatto in una run in cui si cerca davvero di non crepare mai. A tal proposito, tra l'altro, mi permetterei di dirvi: se non si vuole morire a nessun costo, Elden Ring è il più facile di tutti. Nel senso che se vi va, ci possiamo provare a fare una run e basta. Ma secondo me è veramente facile non morire. Secondo me in meno di 6 ore, tra l'altro, lo facciamo. No, senza lo zip, Dio santo, glitchless ovviamente. Non esageriamo! Non esageriamo! Probabilmente guarderò Doctor Strange e me ne parleremo, sì, sarà un piacere. Spero che non vi dia fastidio la mia luce sul volto, fatemi sapere. Mamma mia, che lentezza! Bellissimo. Quanto sei bello, porca miseria. Che figata. Qui stiamo proseguendo in maniera molto figa perché oggi faremo anche tutta Rei a Lucaria, secondo me. Oh, se la faremo. Sentite, e se ve la butto lì? E se variassimo un po' la logica classica dell'esplorazione, ed esattamente come abbiamo rimandato al Siofra, la torre la raggiungessimo solo quando potremo farla tutta? Non viene carino così? Ci sta, vero? Ci sta, Chiarupi. Grazie di cuore. Beh, Miriam, poverina. Miriam con la retaliation cariana piangerà sangue. Ma questa torre è Iron Shark. In questa run vorrei fare appunto degli ordini diversi, ma anche vivere tutte le quest. È una run di completismo totale. Quindi, insomma, stiamo attenti. Kayan e Aureo hanno gli stessi frame di Perry. Semplicemente hanno due metodologie diverse di farlo. Quello Aureo è a distanza. Quello Aureo è a distanza.
Allora, qua ci sediamo intanto. Poi andiamo alla villa. Alla villa. Stavo leggendo una domanda sulla villa Vulcano. Andiamo alla rocca. E seguitemi. Cominciamo a fare le cose per bene. Qui facciamo un bel... Ah, vedo che qua stiamo andando a cannone. Guarda un po'. Perfetto. Poi... Ok, potremmo raggiungere il 4 facilmente. Grazie a Iji. E facciamolo. No, no, no. Le ceneri per i perri cambiano i frame. E non in base allo scudo. Well, then I presume these old bones serve their purpose. More or less. Ah, giusto, te non ti conosco ancora. Ah, no, l'ho fatto. Ti avevo parlato. Ci picchia. Ehi, ma abbiamo proprio mancanza di... Posso vendere? No. E... allora la facciamo dopo. Non voglio perdere tempo, bisogna essere ottimizzati e buoni. Rapidi ed efficaci. Eastern Tableland. Voglio che questa puntata sia abbastanza definitiva per Liurnia. Sarebbe veramente bello poter dire che abbiamo 100%ato Liurnia, ragazzi. Quando apriremo la mappa vedremo anche se il nostro risultato è valido come spero. Vediamo. O meglio, lo raggiungeremo con la mappa, non che non stiamo esplorando in quel modo. Bug di Blythe, no, non ne so niente. Un bug di Blythe. Se uccidi un orso runico prima di parlargli, diventa ostile. Cosa? Come, scusa? What? Ok. È un bug un po' strano. Per fortuna che puoi andare a fare pace, però è ovviamente un impegno che da blind è difficile inventarsi. Pensa a te. Quell'orso è suo amico. Se si parla dell'orso accanto a lui, a me non è mai diventato ostile nella 1.02. Allora, qui possiamo fare un po' di cose interessanti. Anche di racconto, speculazione, lore e completismo. The Second Liurnian War. No victory for the golden, nor for the moon. No prize, but atonement. The birth of a vow. Quindi nella seconda guerra se le sono date talmente tanto... alla fine.
Non abbiamo mai ucciso Miriel. In effetti. Cavolo. È un gran peccato. Questo NPC non mi ha davvero soddisfatto, purtroppo. Non mi ha davvero soddisfatto, perché è praticamente un lore dump che alla fine non offre niente, perché con lui non puoi discutere niente di quello che scopri. Niente. E mi sembra veramente un errore. Un gran peccato. You're tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Non si può avere un'altra risposta qui. Vediamo. Yeah. Non c'è scelta, peccato. You're tarnished. I welcome. I am my apologies. Do you know how it came to be? Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rhea Lucaria. Oh, was there something you need? You are free to show. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are, unless perhaps you are in search of instruction, in which case I will share all. Sì, ma ecco, noi stavolta utilizzeremo lui al posto di Selen. Perché Selen la uccideremo insieme a Jaren. E scopriremo che succede. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Oh, what have we here? Very well, let us. Heresy is all thing. Oh, what have. Very well, heresy is all thing. Quanto è un difetto la totale mancanza di dialoghi unici negli incantamenti. Oh. Do you possess any celestial dew? Then I would like to share my knowledge with you concerning the miracle of this Church of Vows. Radagon once cleansed himself with celestial dew, repented his territorial aggressions, and swore his love to Renala. The order of the Erdtree and the fate of the moon were conjoined.
and all the wounds of war forgiven. This miracle blesses the church to this day. And so you need only follow Radagon's example to restore any bond, however strained or severed, to its rightful state of harmony. Quindi comunque Radagon si è davvero pentito, ovviamente, di quello che è accaduto a causa di Marika. To experience the miracle, kneel in the basin at the back and cleanse yourself with celestial dew. Absolution will be yours. Any bond, no matter how strained. Oh, what have we? Very well. Heresy is. Ma dai, oh, incantesimi, oh, miracoli. What have very well. Heresy is all thing. Oh, cosa? What very well. Heresy all thing. Sta cosa è veramente brutta. Sta cosa è veramente brutta. Secondo me. My faith does not waver. The miracle rooted in these grounds will once again mend the world, and this time its bounty will not be squandered. If you would be Elden Lord tarnished, I hope that you too will share my faith. You wish to know more? Lord Radagon was a great champion. He came to these lands at the head. He soon repented his territorial aggressions there. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Semper Fi, Radagon left Rinala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Rinala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. You know, it's said that Lord of Fame when he glimpsed, and as such. Va bene. You wish to know more of. She is queen, head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Rhea Lucaria. The great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her. And then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. Okay. Allora, qui abbiamo davvero ormai nulla da dire. Siamo super competenti, super chiari, abbiamo tutte le idee abbastanza a posto. Più che altro possiamo solo lamentarci di quanto poco è stato fatto. Perché Miriel è un personaggio che alla fine non ha molta base. Io mi aspettavo un approfondimento del fatto del perché ci sia una tartaruga parlante, per esempio, no? La potenza della grazia che dà il senno alle creature ferine, insomma. Sì, la high fantasy si basa proprio sulla lunga lista di spiegazioni utili al capire come funziona il mondo. Come faccio a far apparire il cacciatore qua? Il fatto è che poteva fare molto di più. Poteva fare molto di più, Miriel. Oh! Ciccio! Ma è notte. Il fatto è che tu non puoi... Non siamo esattamente ai livelli del topo di Dark Souls 2. Per ovvie ragioni di world building. Però... No, a mezzogiorno era un errore praticamente, ragazzi. In realtà a me appariva a mezzogiorno per un problema di spawn che avevo creato io con i miei teletrasporti.
Il fatto è che Miriel manca di approfondimento in quanto, quando poi sconfiggi certe creature o scopri certe verità, avresti dovuto poter parlare con lui. Greetings. You know, it's said that Lord Radagon. Ma è lo stesso discorso di quando Malenia non reagisce al fatto che tu possa sapere dov'è Mikela, eh? Oh, finalmente. Che pirla. Volevo fare i parry perfetti. E invece. Mica è sveglia. Lui non è quello, questo non è quello pericoloso. Dobbiamo godercelo. L'ho sbagliato. No. Non facevo in tempo per l'animazione. Ho spammato L2 ma non bastava. E non fa. Se mi curo, non faccio in tempo, giustamente. No, volevo fare. Questo. Peccato che non c'è una barra, vero? Barakiel, grazie. Yesemas. Bentornati. Grazie del supporto. Allora, until noon. Ora, questa è fatta. Ora avremo, finalmente, per la prima volta nella mia vita, l'invasione di Vike. Siete pronti? In queste cose, Liurnia è una mappa molto bella. In queste cose, è più varia persino di Caelid. Ma il lago, porca miseria, che lentezza. C'è qualcosa qua in cima? Sì, questi cacciatori sono apparizioni di quello di Castellombroso. Che però avrebbe dovuto dropparti diverse cose se lo uccidevi prima, purtroppo. Sì, no, certo, le tartarughe rappresentano la saggezza e hanno avuto un'evoluzione magari più vicina alla grazia, certamente. Però Miriel non è tanto che non è giustificato all'interno del mondo di Elden Ring con Faro Masula è giustificato. Quello che non mi piace è semplicemente la mancanza di interazioni al di là di quelle iniziali. Beh, la cosa bella sarebbe stata che il buon cacciatore di globi cinerei, se lo uccidi nel suo corpo fisico, ti droppasse i globi cinerei o cambiasse quello che accade alle invasioni. Piuttosto che non fare nulla, no? Buon lavoro a chi va.
non serve scritto che i cacciatori sono una sola persona. Lo vedi che è una sola persona. Non è un setup misto quello, diciamo, ecco. Beh, alla pace del sanguinamento. Allora. Lasciamo così. Non possono essere gruppi di cacciatori, visto che l'arma è leggendaria ed è una sola. Così come la veste è una e una sola. Così come la lore del cacciatore è una e una sola. Non si scappa. Oh, giusto! È vero! Qui abbiamo la... la parte di Mausoland. Aia, aia, volevo fare a Perry. Sì, però stavo sbagliando tasto, non so perché. Ecco perché non riuscivo. Stavo letteralmente sbagliando tasto. Uld. Di Uld noi non sappiamo niente alla fine, eh. Rimane impalato lì. Uld e Ul. Solo che... questa parte della mappa è praticamente una sorta di labirinto. Però, insomma... ma rispetto al resto di Liurnia, effettivamente lascia un po' il tempo che trova, eh. Sì, sì, aspetta che ti combatto. Ma il... ma l'urlo dei troll. All'urlo dei troll. Veramente. Porca miseria. Pure l'urlo dei troll. No, ho fatto backstep. Guardate quante macchie di sangue. Eclipse Crest Great Shield. Cavolo. Metal Great Shield painted with a sun and eclipse. Il sole eclissato, svuotato del colore, è la stella protettiva dei semidei senza anima. Questa cosa non riesco a trovarle un senso. Aiuta i cavalieri del mausoleo tenendo a bada la malamorte fatidica. Non lo so, non mi convince questa moltitudine di dei senza anima. Come fanno ad essercene di più? Com'è possibile?
No, la morte fatidica non è quella che metti nell'Elden Ring tramite Fia. Fia vuole proprio il contrario. Fia vuole proprio il contrario. Sono così. Ok. Guardate come il muro illusorio è stato già distrutto. La risposta per la quale ho utilizzato il sigillo di Margit è quella. Laggiù c'era un muro invisibile, adesso non c'è più. La morte fatidica sarebbe la morte definitiva. La morte senza risveglio. La morte naturale o artificiale, purtroppo, che affliggono gli esseri umani nel mondo reale. La morte del destino, insomma. Il muro illusorio è già aperto perché i sigilli dei presagi hanno un range d'azione pazzesco, talmente grande che interagiscono con tutti gli oggetti del gioco di un dungeon, praticamente. E quindi... In che senso, Richard? Ma allora le tombe che esistono a fare? Le tombe servono e le catacombe sono costruite in nome di quello che ha fatto l'Ordine Aureo. L'Ordine Aureo ha rimosso dalla runa ancestrale, ossia l'anello, quella della morte, rendendo di fatto i semidei e la divinità madre immortali, portando l'albero madre a diventare una sorta di avatar del ciclo della vita, facendo sì che assorbisse la vita di coloro che morivano non di morte fatidica, ma di morte ciclica. Quindi venivano seppelliti nelle sue radici, le loro rimembranze e le benedizioni che avevano ricevuto dalla grazia tornavano all'origine dell'albero e non distrutte dalla runa della morte. E si creava questo ciclo infinito chiamato Ordine Aureo. Molto comodo. O almeno questo è quello che ho capito fino ad ora, vi ripeto che ancora sono in esplorazione. Per quanto riguarda la speculazione sulla lore, se dovessi dare una percentuale di quanto hai scoperto, secondo te a quanto sei? Prima di mettermi a studiare seriamente? 65. Direi 65 circa. Lord Casco chiede, perché sarebbe un male? Non è necessariamente un male, infatti. È semplicemente una violenza fatta all'ordine naturale del mondo prima che venisse manomesso da Marika. E per tanti non è un male. Infatti l'Ordine Aureo è ampiamente amato. Problema. Tutti sono d'accordo con questa forzatura, diciamo. L'albero madre ne diventa parassita, praticamente, sì. Fia vuole proprio annientare il ruolo della morte fatidica all'interno dell'anello e trasformarla in un ciclo che includa la non morte come natura del mondo. Ah, non posso?
Oh, guardate, mi ha tolto... Fichissimo. Avete visto? L'ha fatto, eh? Le assassine sono Numen. Guarda quanto è grossa questa assassina. Mamma mia. Bella boss fight. Porca miseria. Stavolta potremo parlare a Ranni prima di Roger, eh? Finalmente. L'ennesimo, grazie. Welcome back. Unicorno fascinoroso, grazie di cuore. Asfraterra è sicuramente fuori dall'interregno, sì sì. L'interregno. L'interregno noi lo esploriamo tutto in teoria, eh. Prima Jerren anche rispetto a. A Ranni. Cambia qualcosa se parli a Jerren prima di Ranni? Ah, sì? Davvero? Quando parli a Ranni parte il festival. Quando parli a Ranni la prima volta. No. No, ho vinto! Volevo fargli il parry finale! Il festival parte quando parli con Blythe dopo Selen. Oh, ok. Ok, ha più senso. Ha molto più senso. Vedete? Questo è quello che accade adesso che non esiste più la morte fatidica. I corpi vengono gettati nelle radici affinché la loro energia torni all'albero. In parte per alimentarlo, suppongo. In altra, per permettere a lui di ricreare la vita attraverso i precedenti morti. O così mi sembra di aver capito funzioni... il tutto, per ora.
per ora. Se accetti... Ok, troppa confusione in chat. Ci penso io. Cavolo, sono tutti molto confusi. Allora, sicuramente... Allora, mamma mia, quanto è confusa la gente. Per ora ho visto che alcuni dicono cose in cui si confondono. C'era questo ragazzo... Ah, io non ho fatto niente. Ci sono andato all'inizio del gioco, c'erano i due boss normali, non del festival. Poi non ho fatto nient'altro, sono andato alla capitale, sono tornato e c'era, quindi qual è? Testina, sei andato alla capitale. Cioè, al di là di questi commenti che un po' lasciano il tempo che trovano, se non fosse che era super upvotato. Immagino che arrivare ad Altus lo inneschi. Andare nel Siofra dopo Sellen lo inneschi. Non saprei che altro. Non saprei che altro. Ma dovremmo essere al sicuro. A questo punto non parliamo con Ranni. Ma sì che parliamo con Ranni, ragazzi, dai. Davvero, cioè, solo parlare con Ranni non riesco a immaginare che inneschi il... Lo so che ho il volto bruciato e che sono maratone, quindi è per non finire vittima della mancanza di vitamina D. Quindi teniamo in sospeso tutto quello che è l'esplorazione. Speravo che... Ok, quindi parlare... Posso stare alla luce del sole senza vedere nulla del monitor di notte qua. E io non credo che parlare a Randy lo attivi, onestamente. Fa più onda d'urto Godfrey che lui.
La maratona sta andando molto bene in realtà. Oggi ho intenzione di finire al 100% tutto Liurnia, compresa Rei Locaria. Ok, devo entrare al servizio di Ranni per ottenere un dialogo unico con Jeremy e Iggy. Perfetto. No, non sbagli, ne abbiamo parlato prima, Dr. Trank. La No Death su Elden Ring è probabilmente la più facile di tutti. Vai, stretch. Per quanto i boss finali siano molto difficili... Gesù! Madonna santa! Quel piedino di merda! Ma perché uccidermi deve essere sempre non la skill, ma la stronzaggine, oh! Qua ce ne sono due o tre di affari. Due? Ok. Terzo dall'altro lato. E fammi giocare un po'. Il terzo è nel lago. No! Ma il lago non conta, eh. No, 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 non parlavo del lago io, no, parlavo di questa zona. Ehi là, vecchio amico. Ci crede che mi ha sconfitto uno dei tuoi? Aia. Riesci a credere? Dov'è il tuo stordimento? Dov'è il tuo stordimento? No, sei falsissimo!
qui è dove nella mia blind run persi per sempre Vike. Oh! Okay. Quindi qua alla fine abbiamo dato. Al massimo mi sa che c'è un tesoro qua, mi pare di ricordare. Forse ricordo male, forse ricordo bene. Scendiamo a scoprirlo. Ah, giusto! È vero, qua abbiamo ancora da fare il lavoretto. Una lacrima per balsamo, infatti ricordavo che c'era qualcosa. Facendo un bel lavoro. Paura. Nodulo intelligence. Perfetto. Sanjo, welcome back. Enesimo streamer, grazie ancora. Ti ho riletto. Allora, sconfiggiamo il Revenant, come è giusto che sia. Che versino era? Di merda. Quanto se lo merita, vero? Quanto se lo merita. C'erano altri tesori nelle rovine reali? Non credo, vero? Vero? Ma il dialogo dello spettro non è importante alla fine, perché...
sono stati attaccati dai cariani, quindi... cioè dai lucariani. Maledetti nomi, tutti uguali. Ok. Onestamente, se vogliamo fare le cose per bene, ora dovremmo andare a... a Ranni. Andiamo da Ranni, facciamo il giro, prendiamo il quadro e poi Reia Lucaria, Kylid. A me sembra la cosa migliore. Senza avanzare la quest di... ah, però... cioè, noi dovremmo evitare di parlare... in effetti è delicata la cosa, Perché dobbiamo stare attenti a non far parte della quest post Grafo Pugnale. Se vai a Manto Rosso e fai la boss battle, Ranni non appare nella torre finché non uccidi Radahn. In che senso non appare nella torre? Please, choose whatever you like. Perché avevo lasciato il segno se avevo già comprato tutto? Radahn lo farai facendolo cadere? Sì, penso di sì. Ah no, se devo... ma... mi piacerebbe studiarlo come boss fight. Compra anche le corna, ha un dialogo unico. Davvero? Ma certo! Ha un dialogo unico se gli finisci i materiali. Davvero? Ma... carino. Ok. Ok, 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 ok. La mancanza di una strada breve per raggiungere Pidia... l'ha pensata da Nemura? Forgive me. Please find it in your heart. E non puoi ucciderlo. Tra l'altro. Quindi non puoi neanche fare la persona aggressiva. Cioè la persona disgustosa. Non lo so, il fatto che tu non possa uccidere Pidia sembra proprio un metodo per farti impedire di perdere Selluvis, in quanto in realtà Pidia è Selluvis. Però, buh, non saprei. Cioè, praticamente Pidia utilizza un fantoccio con un nome diverso, un comportamento diverso, per scoparsi i fantocci degli altri. Mi sembra un po'... ragazzi, mi sembra un po' tirata. Ma no, Pidia non è Selluvis. C'è questa teoria, ma non... è un po' too much, secondo me.
Ci sono delle giustificazioni che funzionerebbero per creare questa storia, però boh. Celovis Puppet, do not touch. Questa cosa puzza un sacco. Celovis Puppet. No, quando muore Celovis non è che muore Pidia, non è vero. Pidia viene aggredito quando muore Celovis. E no, non è plurale. Non è plurale. Ragazzi, non è plurale. Puppet è singolare. Celovis in Spidia. È vero. Sarebbe bellissimo. Vediamo che succede. Sono molto curioso. È la prima volta che sentirò il dialogo. È la primissima volta che sentirò il dialogo di Ranni. Facciamo la legge del regresso sul messaggio di Celovis, esatto. Paura che l'ascensore è andato giù da solo. Ok, sono curiosissimo. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. More's the pity. Come to me again, shouldst thou change thy heart. Surrendering thyself into the service of a dull witch is not as frightful as thou fearest. Ah. Art thou persuaded to my cause? Then, again I shall ask. Wilt thou enter into my service? E grazie del raid, Francesco. Dobbiamo aggiornarci, sono molto curioso di sapere che cosa stai facendo in Dark Souls. E in Elden Ring. Grazie del raid, enorme piacere. Serve Rani the witch. I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good.
Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts, also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Sicuramente non c'entra niente il volto di Melina. Sono uguali le due facce, esatto. Speak with the three who are with thou needs not indulge. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Esatto, una è la bambola e l'altra lo spirito, esattamente. E le due strisce sono trecce raccolte, sì. Mog e Mog, esatto. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Eiji, the Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I am told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Let us give all that we can of ourselves. Long time, friend. Blythe, if you've forgotten. Glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The Eternal City of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Carino che ti dica proprio dove si trova, no? Ciao. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Salavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you. But since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani,
If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside in an... Con chi devo parlare ancora? Ah, devo tornare a parlare con Ranni per uscire. Mamma mia, antintuitivo. Anche in blind non l'avevo capito. To forewarn thee, I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. Okay. Il fatto è che in teoria, prima di andare a parlare con Selovis, noi dovremmo... Credo qua... Facciamo una cosa un secondo. State a vedere. Dai, non è una cosa che viene... Nella mappa non viene segnata come unica, porca miseria. E allora è inutile. Ok, chiudo la mappa. Perché così è inutile. Aiutiamoci insieme un secondo. Allora, sicuramente una Starlight Shard è qua. Mi ricordo. Andiamo a raccogliere i frammenti di stella. Prima di parlare con Selvis. Beh, il vero volto di Ranni alla fine più o meno lo vediamo. Più o meno. More or less. All'accampamento prima del ponte con la penisola del pianto. No, non l'ho presa. Intendete qui? Infatti, perché mi ricordo, perché ho dei ricordi, infatti. Comunque qua stiamo andando molto bene, eh? Stiamo andando molto bene. Perché il piano riuscirà. Completeremo Liurnia.
Ce n'è una nei dintorni di Gurrang, sì, me lo ricordo bene. Tipo da qua. Era in questa direzione. Ecco qua. Ah, l'abbiamo raccolta. Ah, è vero, perché ne avevamo... È vero! Ne avevamo usata una! Ne avevamo usata una! È vero, per provarla. Per ora ne abbiamo tre, quindi potremo comprare il fantoccio. Ok, puoi fare la ricerca. Ok, ok, ok. Allora, andiamo a parlare con il simpaticissimo Celovis. Poi facciamo il giro anche per il quadro. E poi in teoria... In teoria... Ragazzi... Rei Lucaria. Stanotte facciamo Rei Lucaria. Ti rubo tutto, Celovis! No, Ranni è un empireo. Ileri. Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? I see. What a wretched bunch you tarnished are. Do you understand? I've given you a very fine chance. If you complete this simple task, I will graciously permit you to learn from me. Bei dialoghi. Even you wish to serve our lady well, do you not? Turn those little cogs upstairs and return with the correct answer. Have you fumbled out? Then you will under... Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Avrei dovuto provare a dirgli di no di nuovo. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings. I've no time for... The only thing I will hear from you... Are we understood? I have enough. Okay. Ah, è vero, se non la diamo a Gideon per poter mentire a Celovis, non potremo ottenere i fantocci subito. Però sì, voglio Dunguitar. Ah, c'era un dialogo unico, se gli rispondevo no di nuovo, cavolo. Allora, lo faremo con Mira, lo faremo con Mira. Non posso attaccare Celovis, magari. Diciamo che le zone di immortalità NPC sono troppe in Elden Ring. Veramente troppe e un po' volgarotte.
Da quello che racconta, Ranni era un'Empirea fin da subito. Invece, non cerca di diventare Empirea, è un'Empirea. That's the problem. That's the problem, guys. Allora. What? C'è sempre stato? Non mi ricordavo. Ciao, cucciolo. Mi ero dimenticato di te. Albinauro verdoso. Vabbè, è fatta. È molto più fragile di quello che pensavo. Dovrei farli perfetti questi ormai, dopo tutti quelli che ho fatto. Ero solo curioso di sapere se prendevano sanguinamento, ma mi sa di no. Sì, invece, ci vuole un po', ma sì. Sono stato molto scarso contro di lui. Chissà se qua c'è qualche tesoro che non mi aspetto. Questa strada, tra l'altro... Ah, tra l'altro, volendo parlare in questo contenuto anche della run con Sidonia... Anche lui rischia di perdersi questa parte, perché non viene istintivo subito. Però secondo me con la calma, la discussione, le pause, quando apriamo la mappa chiacchierando, la vedrà. La vedrà, la vedrà. Selvis si può attaccare? Ah sì? Lui non ha lo scudo santo, per fortuna. Ok, ok, ok. Buono a sapersi. Fa una cosa unica. Fugge. Si può attaccare ma non uccidere. Beh, dipende da quanti danni fai. Onyx Lord. Figo sto tag. Era parriabile, era divertente.
Fai un... Ok, facciamo un test allora. Facciamo un test. In effetti varrà la pena farlo. Facciamo un test. Ovviamente, prima di cominciare Kingdom Hearts, faremo una piccola pausa, così vi do anche un po' di respiro, altrimenti qua ci ammazziamo. Ma spero che questa diretta vi stia piacendo. Stiamo per completare Liura al 100%. No, 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 Lelo, Lelo, Leo, non parliamone. Non devi dire pochissime death. In teoria erano zero. Lo sa, la chat lo sa benissimo che erano zero, che sono stato un coglione. Erano zero, non erano pochissime. Maledizione. Fuck. Sì, l'Empirio, l'avevo letto questo commento, si lega al Rebis alchemico, entità che per essere divina è stato sia uomo che donna. Michela sappiamo esserlo. Malenia, quando si trasforma, non ha un seno. Sì, ma abbiamo dei problemi, nel senso che Malenia volevano farla completamente nuda. Poi hanno dovuto censurare un poco. Non è che Malenia non ha un seno. Malenia ha un piccolo seno ed è microcefala in quanto i boss e i semidei sono microcefale. Cioè è una delle costruzioni classiche della creatura semidivina. La testa rimane di taglia umana, il corpo è gigantesco. Però quello è un seno. Quello è decisamente un seno. Però sono d'accordo che gli empirei debbano essere speciali. Quindi ora lo meniamo. Ok. E ora? Pidia? Con i giusti danni, secondo me, si può shottare sto coso. Ah, ok, l'hai shottato in New Game Plus, se ne va comunque. Nessuna reazione. Se ne va anche Igi? Sparisce Igi? Cioè, solo perché hai dato uno schiaffo a... Solo perché dai uno schiaffo a... A Selois, Igi se ne va? Sembra un po' banale. Mi sembra un po' banalotto. Oh, Pidia non mi ha detto Suka. Sì,
Sì, ma una cosa è essere ostili, un'altra è andarsene. Lui stava lì a leggere il libro. Ah, proprio... Ma è seduta su una pila di libri. È seduta su una pila di libri per fare la grossa. Capisco. Va bene. Va bene. Gesù Cristo. No. Greetings. Ok. Questa è fatta. Andiamo qua. Ah, ma li vorrei anch'io degli approfondimenti. Ma l'Empiro è più un titolo che altro. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo. Adesso la prossima parte, la nottata, sarà Chiesa di Bellum, zona del bosco. Ignoriamo questo, ovviamente. Ah no, non possiamo ignorarlo per andare qua. Vabbè, andiamo qua, facciamo il macello. Attiviamo Vike, Earthry, chiudiamo tutto e Reia Lucaria. Ce la faremo, sì. Esatto, è un titolo. Sì, sì, esatto. Ora ci facciamo la nostra pausetta PvP prima di Kingdom Hearts. Farò sicuramente una run SL1, sì sì. Le ho fatte su tutti i titoli Souls, ragazzi, tutti, tutti, tutti. RL1, sì. Rune level. Rune level 1. È una run senza livellare, a livello minimo. Quella lancia è piuttosto avanzata. Sei in New Game Plus, eh? Ok.
No, si sono curati. Ma non è vero! Con quella spadina... Che range che ha Blood Slash. Faccio anch'io, sai, stronzo. Sono buono anch'io a fare così. Stronzo. Sono buoni tutti a fare così. No, si sono fullati! Mannaggia, ste armi lente! Se fossero delle sciabole saresti morto! Tantissimo! Oh, devo parriare questo coso! Detetele di curarvi! Ci prendi solo i noob con quell'attacco! Che stai facendo? Era un doppio parry quello, eh? Cazzo! Se gli entrava il sanguinamento e moriva, godevo! Stronzo! Stronzo! Non si fa! Ha! No! Mi hai avvelenato! I'm so dead now! Con questi serve un'arma veloce. Porca miseria! Ah! Se soltanto avessi avuto... Ah! Delle sciaboline... Le sciaboline... Le sciaboline... Fuck! Le sciaboline, ragazzi! Ah! Però sono stati bravi a non farsi prendere dal backstep L1. Cazzo, se soltanto... Quanto è bello invadere. Quando avrò la build fatta e livelleremo... Il fatto è che non voglio... Allora a questo punto non voglio livellare troppo. Dove sono le mie rune? Ah, eccole. Mannaggia, guardate che voglia di fare PvP. Ma io voglio livellare... No, io voglio invadere i giocatori, non chi fa PvP. Voglio invadere a livello 70, così mi piace.
Ecco, i segni non c'è tempo, sono altri che... Oh, sei sola? Eclipse, sei solo? Eccoli i coltelli. I neri coltelli? Hai due neri coltelli? Non si possono schivare? Ammazza che bella mobility! Sono fichissimi sti coltelli. Maledetto Elden Ring. Era bellissimo sto fight. Che ficata. Ah, Lutra, eri tu. Ah, a volte crashano sti combattimenti. Cioè, si vede quando è un quit e quando è un crash, comunque, ovvio. Ah! Hello! We meet again. Il tempo stringe. Ok. Carina. Bei danni che fanno sti coltelli. Mi devo grattare. Non scappare dal sanguinamento. Roll catch. State attenti ai roll catch. Se capisci il ritmo, li fai. Se mantenete il ritmo, li subite. Grazie del PvP.
Ho spazio ancora per uno. Che bello combattere così. Che bello scorcio. La live sta per finire, ma torno alle 19. Sono le 18:25, ragazzi. Tranquilli, cioè non si perde niente. Stanotte alle 23:30 proseguiamo qui. Ma come si fa? Si fa a evadere uno che roll caccia bene? Ah! Ne parliamo la prossima volta. Uno dei modi è subire un colpo e non rollare. E ingannarlo, oppure perri. O rollare a un ritmo diverso. Esatto, il parry dopo il roll. Esatto. Vediamo un po' come vanno le scommesse contro Fences Daggero. Ah, ok, ok. Sembrano votare per me. In parte. Ah, ma tu sei il mitico... Ok. Ok, ti piace... Vai, vai, vai. Vai, vai. Bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravo. That was smart. Questo non era smart invece. Oh, bello. Bell'idea, bell'idea. Poteva essere un parry o un attacco, ho fatto una scelta. Sei stato fichissimo però. Con l'arco ci sono diversi trucchetti che potete utilizzare. Tenere dritta la corda aspettando il buon momento. Fare roll catch con l'arco. No, no, i pugnali non è che succano. I pugnali sono fighissimi, ragazzi. I pugnali sono fighissimi. Fighissimi, vi dico. Però non sono facili. Non sono facili. Lui ha giocato bene. Mi ha fregato il parry, il catch parry, il parry roll. Quindi state e sta imparando, perché lui è uno che ci segue, sicuramente uno di noi. Lo troviamo spesso. Perché non c'è Yet? Dov'è Yet? Stavo per sputarle. Dite che non ho esaurito i dialoghi. Oh. Sta ancora lì. Va bene. Yetta! Miyazaki! Ok. Tu. Ok. Signori, alle 19 abbiamo Kingdom Hearts. Sono serate folli. E poi alle 23:30 si continua qua e si chiude Liurnia. I'm Nabbo. E niente scommessa stavolta. Era l'ultimo questo. Però ne faremo di PvP, eh. Lux, Fratz, Vapormic, grazie di cuore a tutti. Felici di aver seguito anche l'evento con voi. Ci straaggiorniamo. A presto, ragazzi. Tra poco sono con voi e alle 23:30 si continua. A Kingdom Hearts ci divertiamo perché è un rhythm game, quindi sarà fighissimo. Mi piace giocarli. Vi adoro, grazie di cuore e a presto, ragazzi. Ci aspettano gran figate, però ci vuole tempo per farle.